il nostro appuntamento ormai fisso, tutti i giorni, vari personaggi che vengono a trovarci. Diretta radio e diretta Facebook. Diretta radio, ma anche c'è la diretta Facebook. Salutiamo e ringraziamo Biagio Garofalo che è qua con noi quest'oggi. Biagio è un Buongiorno, Biagio. agente della polizia locale di Como, innanzitutto, lo diciamo. La maglietta che indossa quest'oggi ci fa capire però che lui sta portando avanti anche una battaglia molto importante, quella contro la sclerosi multipla. Giusto, Biagio? Innanzitutto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te. Tu nei giorni scorsi hai deciso così di uscire un po' allo scoperto, facendo capire la tua storia. E direi molto importante, io ti ho invitato perché assieme a Fausto Clerici, che è venuto a trovarci qualche settimana fa, anche tu hai fatto la 100 km del Passatore, che è una gara, una corsa che parte da Firenze e arriva fino a Faenza. Sono 100 km. Fausto l'ha fatta da non vedente, quindi ovviamente grandi difficoltà. Tu l'hai fatta con la sclerosi multipla, che è un problema, insomma, diverso, ma comunque grave e invalidante, eppure ce l'hai fatta, quasi. Ah, non l'hai finita? No, lo so che ti dice lei, non so. Vabbè, ma l'importante è averla fatta, l'importante viaggio è essere partito, aver avuto lo spirito di essere, grazie anche, come vedo, alla polizia locale, alla GS della polizia locale di Como, che ti ha dato la possibilità, no? Sì, allora è un'idea che è nata quasi per gioco qualche anno fa, che io ho iniziato a correre con un collega di nome Antonio Esposito, che per scherzo ogni tanto mi diceva dai, vieni a correre, vieni a correre. Io ero un accanito fumatore da 30 sigarette al giorno, come ho già detto Ok, quindi. anche. E poi a un certo punto, ma forse è stato fortuna, miracolo, chiamatelo come volete, io ho iniziato a correre e ho smesso di fumare. Ah, hai Sì. iniziato a correre e hai smesso di Ho preso la fumare. sigaretta, l'ho spenta e ho detto da domani corro. E Ottimo. all'ennesima richiesta del collega non è stato facile smettere di fumare, è più facile correre che smettere di fumare. All'ennesima richiesta del collega, sempre per scherzo, ho detto vabbè andiamo a correre. Poi da lì, grazie diciamo in primis ad Antonio Esposito e poi nella mia carriera ad Antonio Piccino, che poi è diventato fra virgolette il mio allenatore e mentore, ho intrapreso questa carriera di corridore, anche perché nel corso degli anni poi ho scoperto di essere malato di sclerosi multipla. Ed è stata una scoperta, immagino, scioccante, Certo. Biagio, vero? Ovviamente tu adesso ti faccio tornare brevemente a questo episodio, poi andiamo oltre perché il significato della tua presenza è ovviamente altro. Comunque, sì, all'improvviso c'è questa mazzata che tu scopri di avere la sclerosi, giusto? Allora, io intanto so che sembra strano dirlo e tanti non lo capiranno o potrebbero prenderla male, però io per certi aspetti ringrazio la sclerosi multipla perché non sarei arrivato al punto in cui sono oggi. Diciamo che ho dovuto rimboccarmi le maniche per me, Ripartire da capo? sì, perché io a un certo punto ero arrivato a correre, correvo anche 1, 2 ore, 3 ore, diciamo così, tanto per divertimento. E poi improvvisamente questa diagnosi mi ha fatto ritornare indietro di anni. E vi assicuro che non è facile riprendere a correre. Io ho avuto dei momenti di sconforto e se non fosse stato per mia moglie, che a volte mi buttava fuori di casa perché mi diceva di andare a correre, forse non avrei ripreso. Infatti la moglie credo che ha avuto un ruolo importante, ricordiamo il suo nome. Maria Luisa, che oggi purtroppo non è potuta essere qui perché sta lavorando, E comunque però poi la ti guarda nel ringrazio. video, quindi è giusto salutare e ringraziare, Assolutamente, prendere salutala. merito. Salute per entrare in Ciao casa. a Maria Luisa che ti ha dato la motivazione, giusto, per andare avanti. Però tanto ci hai messo anche tu, Biagio. Quello che noi appunto vogliamo che oggi venga fuori, ti abbiamo invitato, è che è vero, nella vita ci possono essere momenti belli, ma momenti difficili. Tu l'hai incontrato, però hai lottato, non ti sei pianto addosso, sei andato avanti, sei qui a dirci, signori, anche con la sclerosi multipla si può fare una gara di 100 km. Io sono fortunato, ripeto, perché Vabbè, la insomma, mia però. prognosi è abbastanza benevola. Sì, beh. Mi sono rifatto a tanti atleti con la sclerosi multipla. In primis la campionessa comasca, ci tengo a sottolinearlo, anche il presidente AISM, Bravo. Roberta Amadeo, che è campione italiana di handbike, quindi è una bella persona che dimostra tanta forza. Vi assicuro che
è veramente un, almeno per me è un vulcano di energia. Poi mi sono rifatto a tante persone perché, diciamo, ho fatto anche l'errore di andare su internet a leggere cosa è così. Bravillo, che è un errore. Che è un errore perché vi assicuro che... Perché c'è un po' di tutto. Trovi di tutto, trovi anche, diciamo, trovi anche lo sconforto, perché quando leggi... Certo. Non c'è bisogno di andare su internet, però che lo sconforto comunque immagino che ti venga comunque, no? Però... quando c'è la diagnosi medica. Però Biagio... bravo, che dirti, bravo, perché, e tra l'altro credo che un aiuto importante va dato anche alla polizia locale, al tuo corpo, che ti ha anche poi permesso, giustamente agevolato, magari diciamo così, in questa tua passione, no, del continuare a correre. Allora, diciamo che noi abbiamo una bella tradizione di gruppo sportivo. Esatto, il gruppo sportivo della polizia locale. Che siamo tutti corridori, diciamo, lo sport principale è quello. Tanti colleghi che corrono e che mi hanno comunque sostenuto in queste pazzie, perché fondamentalmente già uno che corre per come corro io è pazzo. Poi se ci aggiungi che ci fai le maratone, le ultra... Ma per come corro io vuol dire che tu corri tanto, cioè tu ci dai dentro proprio. Io ma sono forte. Un malato di corsa. Ah, già. Esatto, sono arrivato a fare circa 100 km anche a settimana. Sono tante, tanta roba, quindi sì. Ti alleni costantemente, vero Biagio? 100 cioè, km a settimana? Io mi alleno, diciamo che lo faccio per divertimento, perché in primis ti deve piacere, perché se mi dicessero non gioco a scacchi probabilmente a quest'ora certo. Non mi sarei allenato, però è chiaro che per arrivare a certi risultati devi allenarti. E poi io ho scoperto che con l'allenamento ho migliorato tanti i miei limiti dovuti anche alla malattia. Ah, ecco, questo vedi è un'altra cosa importante, voglio dire, allenamento, costanza, metodica, e quindi, cioè, paradossalmente ti senti meglio? Mi sento meglio e poi comunque abbino l'allenamento alla terapia che mi è prescritta dai medici, quindi comunque mi faccio seguire regolarmente, faccio le mie analisi, le mie risonanze per verificare insomma lo stato della mia salute. Quindi è importante l'allenamento, ma anche farsi seguire in maniera corretta dal campo medico. Beh, direi che insomma è una cosa molto molto bella quella che ci dice Biagio quest'oggi. Senti, allora, dicevamo della 100 km del passatore, alla fine poi quando sei arrivato a 80 km hai deciso di dire basta, perché forse era veramente tanto, cioè ci sono anche dei limiti ovviamente, no, forse che anche fisiologici uno poi si sente di non poter andare oltre, no Biagio? Allora vi racconto com'è. Già il fatto che comunque hai fatto 80 km secondo me è come se tu l'avessi vinta, perché insomma è straordinario. Vai pure. Qualcuno dice che già il fatto di averci pensato, beh certo, di averci tanti, già il fatto di essere al via sei stato grande. Io, fra virgolette normali, passatemi il termine, non l'avrebbero fatta. La follia nasce dopo la pistola a betone. Dopo la pistola a betone con un'ultramaratona di 50 km, che per assurdo forse a livello altimetrico è peggiore del passatore, perché sono 37 km di salita. 37 km di salita. E quindi è ancora peggio. Il passatore per certi aspetti è più fattibile da un punto di vista altimetrico. Sì, però sono 100 km. Sono 100 km, appunto. E lì dico, vabbè, le abbiamo fatte tutte, adesso forse avrei fatto meglio a fare gli 80 prima di fare i 100, però sai, noi corridori siamo un po' pazzi. Allora, arrivato lì, dice proviamo questa 100 km. Il mio allenatore, l'Antonio Piccino, che è, diciamo, il mio ex collega, l'aveva fatta tre volte, una volta l'ha anche terminata, e quindi sai, vuoi emulare il tuo allenatore, no? Certo. È come penso che sia normale, e poi lo vuoi superare, perché gli devi rinfacciare che l'hai fatta anche tu. Certo. E quindi alla fine ci siamo allenati in questi anni per questo obiettivo qui. Diciamo la verità, una parentesi, quando ho iniziato a correre con la sclerosi multipla tutto avrei pensato meno che sarei riuscito ad arrivare a fare, quantomeno a partecipare al passatore, pensavo di tutto meno che sarei riuscito, quindi è già un traguardo questo. Vedere i miei figli felici di avere un papà che comunque corre, di sentirti dire papà non ti preoccupare, tanto con la sclerosi multipla hai fatto 80 km e questo è importante. Vi giuro che non sono riuscito a trattenere le lacrime. Biagio, e questo è importante, questa è una cosa molto importante, il significato, la tua presenza, il messaggio ecco, che tu puoi lanciare. Ripeto, non l'hai finita, sei arrivato a 80 km, ma
permettimi, ma chi se ne frega? No, ma te lo dico, lo so, tu ci... No, no, sono d'accordo. Tu ci tenevi... Beh, ci puoi riprovare il prossimo anno. Ci proverò sicuramente un altro ma anno. Ma chi se ne frega? Cioè, la cosa che hai fatto tu è una cosa che pochissimi, tra virgolette, come hai detto tu, normali avrebbero fatto. Figurati una persona con la sclerosi multipla, Biagio, quindi va benissimo così. Però l'obiettivo, ecco, quello che diceva Francesco, quindi cercare di ritornare, cioè... Ce l'hai dentro la voglia di andare a fine sì, pazzo, ho capito che vuoi. Sono pazzo. 100 km a settimana sono tantissimi. Sei un po' pazzo, sei un po' pazzo. Sono proprio pazzo. Ma detto con affetto e con simpatia, assolutamente. Pazzo di vita, voglia di vivere, questo è chiaramente. Senti, vuol dire prima vivere. Di salutarci, ci lanci un messaggio a chi ci guarda anche nella diretta Facebook o ci ascolta nella diretta radio, Biagio, perché ovviamente qui tu sai di essere anche un bel testimonial. Per, ovviamente per l'AISM, cioè la sclerosi multipla. Allora io l'unico messaggio che mi sento di dare è: non è detto che tutti riusciamo a correre con la sclerosi multipla, c'è chi riesce come me, chi non riesce purtroppo, perché la patologia comunque è una patologia che è diversa da persona a persona. Io vi dico solo, trovate qualcosa di importante da fare che vi piace e che vi possa dare lo stimolo per andare avanti, e non sono parole mie, ripeto, sono parole di Roberto Amadeo. E io le faccio mie perché voglio che sia questo il messaggio che passa. Trovate qualcosa di piacevole da fare e fatelo, non vi arrendete mai. Lo so che è difficile. Bravo Biagio, grazie. Bravo Biagio, grazie davvero, grazie della tua testimonianza. Sei stato gentilissimo. Spero di anzi, sicuramente ti rinviteremo quando sarai pronto per andare a fare la prossima 100 km. Sei un grande, sei un grande. Davvero grande, bravo Biagio, complimenti. Grazie mille.